Bene amici e benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo un altro unboxing molto importante. Purtroppo, come saprete, sono infortunato al ginocchio, mi hanno operato al legamento e quindi faremo soltanto l'unboxing, ma sorpresa, lunedì uscirà un video dedicato proprio a questa bici già usata un mese fa circa, quindi stay tuned fino a lunedì e vai con la sigla. Prendiamo quindi il nostro cutter da super unboxer professionista e iniziamo a fare l'unboxing di questa nuova bici. Ta-da! Ecco la nuova Intense Taser 279, la bici elettrica di Intense. Davvero molto carina, telaio in carbonio, ruota 27,5 dietro, 29 davanti. Questa è con il montaggio top di gamma, quindi con Fox Kashima davanti e dietro e motore P8 nuovo. Proseguiamo con l'unboxing. Eccoci qui con questa Intense Taser nuova di pacca, appena montata. Purtroppo non potrò usarla per qualche tempo visto il mio infortunio al ginocchio, però l'ho già provata un mese fa, ne avevo una di prova infatti e è davvero una bomba. Il telaio è totalmente in carbonio, sia il triangolo davanti che il carro dietro. Il peso infatti è molto basso, dicono sui 21 kg, io personalmente non l'ho ancora pesata anche perché non mi interessa. E so che la bici è davvero molto divertente, facile da guidare sia in salita che in discesa, specialmente in discesa. Secondo me la combo 29 davanti, 27,5 dietro e un'escursione di 150 al posteriore e 160 all'anteriore, poi magari portandola a 170 sarebbe top, secondo me è davvero perfetta, perché in discesa la bici è veramente molto agile, la batteria è davvero in basso, contate che parte da qua e arriva qua e sotto c'è soltanto il motore, quindi a differenza di altre bici che magari ce l'hanno molto più in su, questa cosa qua abbassa di molto il baricentro e infatti la bici è davvero piantata a terra. Non so, qualcuno di voi magari va in motocross, io pratico motocross e la sensazione è molto simile, la bici è molto piantata perché ha un peso un po' superiore alle bici normali, quindi la sensazione è bella piantata, al davanti un po' più alto, è una guida davvero divertente e facile. Il montaggio secondo me è perfetto, i componenti sono A13, quindi è una marca americana molto conosciuta e di ottima qualità. Sospensioni Fox, Kashima davanti e dietro, cerchi DT Swiss, freni Shimano XT Dior, 4 pistoni, questi freni sono gli stessi che uso anche sulle mie bici muscolari, odio il termine muscolari, sulle mie bici normali e sono davvero una bomba, quindi questo è per dire che il montaggio è davvero una bomba. Per quanto l'ho provata io non ci cambierei praticamente niente. L'unica cosa forse al posto che una gomma da 2.8 al posteriore monterei un 2.6 sia dietro che davanti. Davanti il 2.6 secondo me è bellissimo. Cos'altro dire? Motore Shimano EP8 nuovo col comando al manubrio, comodissimo questo schermino, collegabile con il Bluetooth al telefono per cambiare le mappature. Motore davvero molto prestante, non ho mai fatto una comparativa con altri motori, però per quello che l'ho utilizzato è davvero facile da usare,
ti spinge sempre nei momenti giusti, c'è giusto da capire un po', secondo me, la cadenza di utilizzo perfetta per usarla. E secondo me consuma molto poco la batteria, infatti questa è una 500, ma tutti i giri arrivo sempre col 40-45% di batteria e sono prima stanco io che la batteria a terra, quindi una bomba. Mi raccomando, per i test sul campo di questa bici uscirà un video lunedì, non perdetevelo, anzi iscrivetevi al canale e mettete mi piace a questo video se vi è piaciuto, ma attivate la campanellina e iscrivetevi al canale perché sarà un bel video dove la metterò alla prova sia in salita che in discesa. Salite sono state davvero toste e non vi nascondo che alcune ero scettico su poterle fare, quindi davvero una bomba. E niente, questo breve video finisce qua, mi raccomando ancora una volta lunedì ricordatevi il nuovo video e ci vediamo alla prossima, ciao!